Battista, sono il Duca. Buongiorno, dica Duca. Come dica Duca? Ah, dica Duca. Vabbè, Battista, chiamami mia moglie per piacere. Subito, signor Duca. Signor Duca, non dovrei dirglielo, ma sua moglie è a letto con un altro uomo. No, 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 no. Stai dicendo sul serio, Battista? Signor Duca, sicuro che proprio l'occhio ha visto, diciamo. Ma va bene. Ascoltami bene, Battista. Vai su nel mio studio, apriti retto, vedi che sta la cartina della SIAE, la apri e c'è una chiave dentro. Prendi la chiave, sposta il quadro, sta la cassaforte, apri la cassaforte e prendi la pistola. Poi vai su nello sgabuzzino, vedi che come apri lo sgabuzzino c'è l'aspirapolvere della Folletto. L'aspirapolvere? Sposta l'aspirapolvere e c'è una scatola di scarpe. Nella scatola di scarpe stanno due proiettili. Prendi i proiettili, metti nella pistola e vai da mia moglie. Un colpo secco a lei, la uccidi, e un colpo secco a lui, lo uccidi. Ho spaccato il concetto? Va bene, non lo faccio. Beh, Battista, beh. Madonna, come alto volume, c'è così. Signor Duca, l'ho fatto. Bravo Battista, tu sì che sei un uomo, non mia sorella. Bravo Battista, adesso dobbiamo disfarci della pistola. Ascoltami bene, Battista. Sì. Fai una cosa, prendi la pistola, vai in giardino e la butti nella piscina. Eh? Eh? La piscina? Noi non ce l'abbiamo la piscina. Mi? Ah, come non ci sta la piscina? No, non ce l'abbiamo, che sua moglie non l'ha mai voluta costruire. Che cazzo non so fa? Pronto? Signor Battista, sono sempre io. Chiedo scusa, ho sbagliato il numero. Pronto? Beh, vabbè, può succedere, non è che riesci... Con chi? Devo chiudere, signor Battista, arrivederci. Ah no! Polizia!